Scusate. Qualcuno può dirmi se il microfono funziona? Siamo già in onda? Non sento il ritorno, non vorrei che fosse un viaggio di sola andata. Temo di sì perché questo è un microfono. Meno male che non siamo in diretta, eh? Infatti il rito viene trasmesso con qualche giorno di ritardo, il ritardo del rito, essendo un differito. Di cosa ci dobbiamo occupare oggi? È o non è il quinto episodio della esalogia dei cinque sensi più uno, quindi essendo rimasto l'ultimo senso, sappiamo bene che l'udito, il senso dell'ascolto, per cui c'è poco da parlare e molto da ascoltare, per cui fratello Hugh stesso si limiterà a poche parole e dopo si metterà in ascolto. Se farete lo stesso anche voi a casa, in breve il più surreale dei silenzi calerà sulla nostra cerimonia, che sarà così la prima cerimonia muta. La seconda rimane uguale a se stessa, la prima muta, la seconda rimane uguale a se stessa, in un continuo e geometrico alternarsi. Ecco, non ho altro da dire, qui fratello Hugh vi saluta e si silenzia. Altre volte nei canti del poeta era apparsa non più profumo e isola dell'ampio letto e proprietà dell'uomo. Ora era sciolta come un'alta chioma, diffusa come pioggia sulla terra, divisa come un'ultima ricchezza. Era radice ormai e quando a un tratto il Dio la trattenne e con voce di dolore pronunciò le parole si è voltato. Lei non comprese e disse piano: chi? Pioggia sulla terra, divisa come un'ultima ricchezza. Sono radice ormai.
insieme a lui sulle acque sotterranee. Caronte all'inizio non se n'era accorto, poi ha provato a cacciarlo via. Ma cosa puoi fare ad un passero? Questo subito prende il volo. Così è rimasto con Caronte. Si siede la sera, Caronte sulla riva, il passero sta sulla sua spalla. Guardano come dondola la barca, come l'avvicinano le anime paurose. Il passero li saluta, Gigi. Loro non hanno più paura. Caronte, invecchiato e indebolito, non può più remare. Quindi la sera accende i fuochi sopra lo Stige. I fuochi si allungano sull'acqua in un nastro oscillante e infine uniscono le due rive, costringendo le nostre anime ad imparare a camminare sull'acqua. Solo che a nessuna è data la possibilità di poterlo raccontare. Guardi a voi! Anime trave! Non sperate mai vedere lo cielo! Io vengo per menarvi all'altra riva! Le tenebre eterne! I sogni pieni! E tu, che sei così, anima viva, battiti da costoro che sono morti! Thank you.